questo collegamento Cina-Treno? Qual è la novità, qual è l'importanza di questa nuova iniziativa? Credo innanzitutto che questo sia un approccio molto moderno, perché collega una zona sciistica a un'infrastruttura ferroviaria, e così si collegano anche altre zone, da Lienz, da Plan de Corones, e questo è anche il modo con il quale oggi il turista vuole raggiungere una zona turistica, nel senso che non deve utilizzare il mezzo proprio, ma usufruisce di tutto un sistema, una struttura che è predisposta proprio per arrivare poi rilassati, tranquilli, sereni al luogo dove poi si scia e ci si diverte. La sesta del Dolomiten si è allargata anche al Piemonte, in particolare da Schiari a Val Pomerico, quindi si uniscono due regioni, si uniscono due culture, due modi di vivere anche lo sci, quindi è un bel passaggio anche questo. Ma io questa la considero proprio la cosa più positiva di tutto, che adesso andiamo a collaborare anche in questo modo e così riusciamo anche a dare un valore aggiunto alla zona bellunese, ma io credo che sia un valore aggiunto anche per noi proprio, per quello perché si aggiungono delle vallate, diciamo, delle piste bellissime, quelle nostrane, per quello che è un valore per tutti. Bene, grazie, buon lavoro. Siamo con il presidente Fran Senfter, ogni anno una novità per la società Dolomiti di Sesto. Ma finora ce l'abbiamo fatta di fare ogni anno una novità, speriamo che anche in futuro è possibile. Sarà un po' più difficile, ma cerchiamo di farcela. Porto del Toro, avete inaugurato questi nuovi impianti che sono un tassello fondamentale nel collegamento anche con il Comerico. Sì, questo era praticamente il primo passo che dovevamo fare per poi poter fare il collegamento praticamente il grande carosello. Naturalmente c'è ancora da fare tanto fin di poter arrivare con gli sci e rientrare con gli impianti di risalita fino a Sesto. Quest'anno un'altra novità sarà il fatto che lo ski bus che collega Comerico con il passo Monte Croce raddoppierà le sue corse, ogni mezz'ora in pratica sarà possibile treno. Sì, ma lo dobbiamo fare per forza, volentieri, perché c'è molto afflusso e posso immaginare che quest'anno si raddoppieranno le persone, gli ospiti che fanno il giro delle cime. Quindi adesso aspettiamo la neve, manca solo quella. Ma la neve arriverà, bisogna sempre essere ottimisti. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie.